il Bari, squadra che vuole ripartire dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro la Juventus. Vengono da un 5-0 senza appello, difficile recuperare le energie, soprattutto quelle mentali, in così poco tempo. Ho paura che oggi andranno incontro a un'altra sconfitta, Pierluigi. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Hanno scelto di affidarsi a un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore. La fase offensiva è sicuramente uno dei loro punti di forza, si preannuncia un match divertente. Palla vagante adesso. Palla interessante nello spazio. La traiettoria verso il centro. Silla. Radovanovic. C'è il triangolo. Ecco Sturaro. Si libera della marcatura. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti da pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Si riparte col Genoa avanti nel punteggio. Metri, prova addirittura la conclusione. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Sturaro. Sanabria. Occhio al suo movimento. Bessa. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. C'è spazio per andare. La mette dentro forte rasoterra. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Ci sono metri a disposizione. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Luca Mazzitelli. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Si avvicina all'area. Attenzione, occasione! Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. Deviazione di testa perfetta, nulla da fare qui per il portiere. Stacco imperioso, non lascia scampo al portiere. Ha sfruttato veramente al meglio questo cross. Sì, ha scelto bene il tempo, l'ha messa dove voleva. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Luca Mazzitelli. Bessa. Punta l'area. Spazio per andare. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Rutledge. Ci mette il fisico. Pallone basso e teso. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Intercettano bene il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla messa dentro.
Brutto cross, c'è il recupero. C'è un buon anticipo. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Varagna metri verso l'area. Vessa, buon pallone filtrante. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. L'uscita del portiere di pugno. C'è il triangolo. Palla fra i piedi, incollata, risalta tutti. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Altri 120 secondi da giocare. Paragna metri. Va con i pugni il portiere. A spazio, prova. Sarà corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. E si chiudono qui i primi 45 minuti. Pioggia pesante mentre sta per cominciare il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Sventa qui la minaccia. Lottano per conquistare il pallone. Luca Marzitelli. Radovanovic. Occhio al suo movimento. Perde palla. Pallone interessante. Luca Marzitelli. Ottimo il dai vai. Occhio al contropiede qui. Bessa. Dopo le molte voci, ecco l'ufficialità. Rafinha ha completato il trasferimento al West Ham dal Barcellona. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato. Allontana di pugno il portiere. C'è il fuorigioco, secondo l'arbitro e gli assistenti. Sostituzione in vista, Pier. C'è spazio per andare. Prova a sorprenderlo. È il gol del pari, Stefano, te l'aspettavi? Secondo i pronostici della vigilia, la squadra favorita era l'altra. Ma stanno dimostrando sul campo di meritarsi questo risultato e chissà che non possano ambire anche a qualcosa di più. L'inerzia del match ora è tutta dalla loro parte. Rivediamo lo sfortunato autogol di prima. Che ne pensi, Stefano? Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non poteva certo scomparire. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Rutledge. Grande chiusura difensiva. Avanza, palla al piede. Difensore che capisce tutto e sventa un'occasione interessante. Occasione! Palla che finisce in out. Calcio d'angolo per il Genoa. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Cross verso il centro. C'è l'intervento di pugno. C'è spazio per il cross. Bessa. Prova la botta. Pallone fuori di poco.
è riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto del campionato italiano. Si avvicina all'area, può crossare. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Sanabria. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Stefano, hai un giudizio su quella che è la prossima partita del Genoa? Avrà di fronte la Fiorentina nel prossimo incontro di anno. Si preannuncia una partita equilibrata. Credo che dipenderà molto dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo. Pericolo, ecco il tiro. Era una bella azione, potevano e dovevano sfruttarla meglio. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Guadagna metri. Ottima lettura, recuperano il pallone. Minuti finali di grande intensità, tutti vogliono vincere la partita. Occhio al contropiede. Si è alzata la bandierina dell'assistente, dunque fuori gioco, millimetrico sembrerebbe. Ci vuole preparazione, occhio. Occhio, cerca l'area di rigore. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Comoda uscita del portiere. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Guadagna metri verso l'area. Prova, tiro curato. Il difensore ti fa saltare. Pericolo. Ha avuto una grande chance per segnare e cambiare la storia, ma l'ha sprecata malamente. Pallone che si è perso abbondantemente sul fondo. Ah, non si dà pace per questo errore e fa bene. 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Un'altra buona giocata. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per... Occhio al pallone filtrante. Possono mettere il risultato in cassaforte. E qui il grande Sandro Ciotti avrebbe detto clamoroso al Cibali per descrivere ciò a cui stiamo assistendo oggi. Una partita dall'esito a dir poco imprevedibile. Si vede la squadra data per sfavorita alla vigilia a un passo da una vittoria tanto in attesa quanto meritata. Gli autogol si sa fanno parte del calcio, non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi no, Pier, forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. E questo gol pesantissimo, molto probabilmente reciderà la... Ecco il triplice fischio che mette fine al match. È un risultato eccellente.